Il San Nicolò culla l'aggancio al quinto posto per quasi mezz'ora prima di crollare nel finale sotto i colpi della vice capolista Fano, decisiva nella ripresa l'espulsione di Bartolini, che prima sigla il vantaggio sannicolese, poi si becca il rosso diretto. Una decisione che non è andata giù ai padroni di casa. Reduce da 4 vittorie di fila, Epifani ripropone Moretti al centro dell'attacco, sostenuto da Chiacchiarelli, Iaboni e Santoni. Ancora assente il portiere di Gifico. Il Fano si gioca le residue chance di inseguimento alla maceratese con la squadra praticamente al completo. Vucci e Borrelli guidano l'attacco. Primo tempo non granché. Proprio i due attaccanti fanesi si fanno notare al sesto. Alta l'incornata di Gucci. Risponde San Nicolò al 22esimo con la conclusione appena imprecisa dal limite di Iaboni. Regna l'equilibrio tra le due compagini. Al 38esimo Chiacchiarelli sfodera una delle sue specialità, punizione potente ma che finisce fuori di un soffio. Sul rovesciamento di fronte ancora Gucci a tentare la conclusione personale senza risultati. E anche l'ultima azione saliente del primo tempo. Nel secondo subito Epifani gioca la carta Bartolini in campo al posto di Moretti e la mossa sembra subito pagare i dividendi. Al nono proprio Bartolini sblocca il risultato al termine di un'azione insistita che vede al tiro Chiacchiarelli due volte e poi anche Iaboni. Ginestra è sempre provvidenziale, ma l'estremo fanese nulla può sul tiro di Stivaletta deviato in rete dallo stesso Bartolini. 1-0 e con il pari del Chieti virtuale aggancio al quinto posto. Ma l'inerzia si inverte a metà tempo. Al 22esimo, secondo parrella di Battipaglia, Bartolini rifila una gomitata malandrina a Favo e l'attaccante finisce anzitempo sotto la doccia. Alla mezz'ora il Fano va al tiro su punizione con Lorusso. Si innesca un rapido capovolgimento di fronte che Chiacchiarelli non riesce a concretizzare per il recupero dello stesso Lorusso. Ma al 33esimo arriva il pari, protagonista la coppia d'attacco del Fano, l'assist di Sivilla, il gol di Gucci, 1-1. Prima di sbracare, San Nicolò ha un'altra chance con la girata di Iaboni, ispirata da Valima al 38esimo. Al 41esimo però il Fano ribalta il risultato con Lorusso, che approfitta di una incertezza difensiva sannicolese. Poi entra in scena Sartori, in campo al posto di Borrelli. Dal 17esimo della ripresa, l'estroso attaccante triplica al 44esimo a coronamento di un'azione di rimessa. E al 47esimo chiude i giochi per il definitivo 1-4. Vittoria in parte vanificata dal guizzo in zona Cesarini della Maceratese, sempre a più 6 a 3 giornate dalla fine. San Nicolò sconfitto, ma la lotta per il quinto posto, pur diventando più difficile, non è del tutto compromessa. Eravamo consapevoli che era una partita impegnativa, difficile, perché San Nicolò è una squadra che merita quello che sta facendo, i complimenti, è una squadra che gioca, c'ha anche degli ottimi giocatori, bravo l'allenatore, perciò sapevamo delle difficoltà, abbiamo avuto un approccio un pochettino così non dei migliori rispetto alla partita, poi oltretutto si è messa anche male nel secondo tempo, però bravi, come ha detto lei, a trovare la giusta reazione, le giuste motivazioni e poi insomma ci siamo slegati un pochettino e è venuto fuori magari il miglior Fano. A parte il primo tempo che non siamo stati soliti, perché forse è merito del Fano, però secondo me siamo rientrati con altro piglio, abbiamo fatto molto meglio, siamo andati in vantaggio molto meritatamente e poi l'espulsione è un episodio chiave della partita, perché a centrocampo un giocatore mio salta di testa, mi è sembrato un po' eccessivo il rosso, contro una squadra come il Fano è logico che ti può creare dei problemi, però la squadra aveva retto fino alla fine nonostante l'inferiorità numerica e dispiace leggere il risultato, che credo che sia molto bugiardo, perché credo che sì. Può eccessivo, perché credo che la squadra ha fatto un'ennesima buona partita. Dispiace solo per il risultato, perché per la prestazione la squadra ha fatto bene, abbiamo provato a pareggiare, poi logico quando provi a pareggiare puoi rischiare di prendere qualche contropiede, però sono contento, ma ho detto ai ragazzi in mezzo al campo, io sono orgoglioso di allenare questo gruppo perché fino ad oggi hanno fatto cose straordinarie e quindi gli ho detto di stare a testa alta, la fortuna ci dice ancora che siamo a 3 punti dai playoff e quindi ce la giocheremo fino alla fine, perché questa squadra ha grandi valori umani e quindi ce la giocheremo fino alla fine.